Diciamo che Edna ha lavorato un anno e mezzo sul materiale prima di uscire dal vivo. Abbiamo fatto un sacco di prove, anche la scrittura è molto particolare perché, eccetto alcuni pezzi che sono proprio scritti o da me o da Both, tanti pezzi arrivano da idee comuni. Siamo musicisti che amano la ricerca, credo che poter parlare a nome di tutti e tre, siamo tre musicisti che hanno passato molto tempo nella ricerca sonora, no? Tanti brani sono nati anche da idee ritmiche, quindi dall'interesse da parte nostra di approfondire cose che ci interessavano, soprattutto poliritmi, situazioni ritmiche particolari che ci intrigavano e che avevamo piacere di approfondire. La cosa che abbiamo veramente cercato è che non fosse ostica melodicamente e armonicamente. Andrea Lione era un chitarrista straordinario di Pinerolo che è mancato un po' di tempo fa. La sorella Cristina aveva organizzato un concerto in memoria di Andrea, aveva chiesto a un po' di gruppi e di gente con cui Andrea aveva suonato di partecipare al concerto e di riarrangiare o di suonare una composizione di Andrea, e in quel caso Bozza ha scelto di fare i piani inclinati di Andrea Lione. Cerco sempre di portare nel gruppo una cosa che è il risultato della mia storia, semplicemente. Tutto quello che fai del tuo percorso comunque entra nei progetti. Per me il jazz non è uno stile musicale, ma uno stile di vita, fondamentalmente, che ha a che fare con l'improvvisazione, che non entra solo nella musica, ma entra nel mio modo di vivere la vita. Adoro l'improvvisazione. Direi due cose. Una è disponibilità e riuscire a non aver paura di sbagliare. Il jazz lo individuo più che altro in un atteggiamento, almeno mi piacerebbe che fosse così, un atteggiamento di apertura, di curiosità, di non paura. Questo atteggiamento fa sì che si riesca ad interagire e a costruire. Poi per tutto il resto non riesco a classificare jazz, non jazz, dal punto di vista musicale io sì, è proprio un termine che non riesco ad utilizzare.